Iraq è tragicamente quindi sotto gli occhi di tutti e non si può infine non evidenziare come si procede a ratificare un atto pattizio sottoscritto da un governo, quello iracheno in questo caso, che a detta dello stesso governo italiano non esprime almeno completamente la sovranità sul proprio territorio, sui propri cittadini tramite l'ordinamento politico e giudiziario, non soddisfacendo quindi i requisiti minimi necessari per la conclusione di accordi internazionali. Quindi noi per queste ragioni voteremo contro questo disegno di legge e auspichiamo che una simile prassi non venga instaurata anche nei prossimi accordi. Grazie. Grazie. La collega Garavini adesso. Grazie Presidente. Nell'anticipare il voto favorevole del Partito Democratico e nel chiedere l'autorizzazione alla consegna integrale del testo, mi limito però per sommi capi a sottolineare come il disegno di legge di ratifica che andiamo quest'oggi a recepire rappresenti un passo avanti significativo per una maggiore collaborazione economica, politica e commerciale tra l'Europa e due paesi che, per quanto diversi, molto diversi, presentano però particolarità per certi versi simili. Accanto ai benefici commerciali, il significato dei due provvedimenti è soprattutto politico. Pensiamo all'importanza che riveste la cooperazione con l'Unione Europea per una giovane democrazia come l'Iraq, non solo in termini commerciali, ma anche per il contributo al consolidamento delle istituzioni del Paese all'insegna dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. In questo caso, allora, collega Palazzotto, in questo quadro il rafforzamento del partenariato con l'Unione Europea è un passo cruciale nel processo di nation rebuilding che l'Iraq ha intrapreso a partire dalla liberazione dal regime di Saddam Hussein. E non è un caso di colonizzazione commerciale, per venire invece alle questioni squisitamente commerciali inerenti appunto al partenariato stilato. Anzi, si tratta di un accordo molto proficuo per tutte le parti in causa. Appunto, in merito all'Iraq si tratta di un accordo che riprende le norme base dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, un'organizzazione della quale l'Iraq ancora non fa parte e che pertanto consente al paese medio orientale di fare importanti passi avanti anche da questo punto di vista. Contemporaneamente, per quanto riguarda l'Unione Europea, ci consente sostanziali elementi positivi. Oltre ad escludere i dazi sulle esportazioni, l'accordo garantisce anche adeguati livelli di trasparenza, certezza giuridica per gli operatori economici, conseguenti vantaggi dunque per l'Unione Europea e anche per il paese in questione. In merito all'accordo con le Filippine, l'accordo quadro è il secondo che l'Unione Europea conclude con un paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e consentirà dunque di avviare la cooperazione in settori strategici, quale lo sviluppo sostenibile, ma chiaramente anche la diffusione dei diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Dunque aspetti che risultano di particolare rilievo, anche perché le Filippine, da alcuni anni a questa parte, stanno vivendo una fase politica particolarmente delicata. Per entrambi i Paesi, poi, il testo sul quale oggi andiamo ad esprimere il nostro voto contiene impegni precisi su un tema strategico, quale quello della sicurezza e della lotta al terrorismo internazionale, dunque una piaga drammaticamente attuale per il nostro continente. Per non parlare poi della, anche questo, particolarità che interessano entrambi i Paesi, una particolare attenzione al dialogo politico, alla collaborazione in materia di politica estera e di sicurezza, e dunque finalizzato a favorire la solidarietà e la comprensione reciproca su temi di interesse comuni. Insomma, e concludo, Presidente, uno strumento importante per aumentare la proiezione globale dell'Unione Europea anche verso scenari complicati, davanti ai quali però l'Europa non si tira indietro, ma anzi può fare la differenza. Grazie tante, Presidente. La ringrazio. Non mi pare ci siano altri interventi, quindi indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato, numero 3944, ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica dell'Iraq dall'altra con allegati, accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri da una parte e la Repubblica delle Filippine dall'altra. Dichiaro aperta la votazione.
Vezzali, Pilozzi, Boccadutri,